Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, oggi parliamo ancora di news per quello che riguarda il nostro Fortnite. Purtroppo ragazzi, la news che vi devo dare oggi non è assolutamente bella. O meglio, una delle due news che vi devo dare non è proprio bella. Da una mezz'oretta circa, da un'oretta, non di più, purtroppo è stato scoperto un fatto che anche se involontario, anche se non lo sappiamo, è veramente gravissimo per quello che riguarda un videogioco adatto per i bambini, gli adolescenti, insomma, tutta la fascia giovane delle persone che giocano a Fortnite, ma anche a quella meno giovane. Dei giocatori stavano costruendo una base di metallo per essere utilizzata come una pista da ballo per fare probabilmente un video su YouTube. Adesso non è stata specificata bene la motivazione per il quale stavano facendo queste cose. E ragazzi, avvicinando le piastre di metallo, è apparsa purtroppo questa, ragazzi. Guardate lì in mezzo che cosa c'è. Sono sicuro che molti di voi l'avranno sicuramente riconosciuta, sono sicuro che molti di voi sanno che cos'è purtroppo quel simbolo ed è ovviamente una svastica, un simbolo del Terzo Reich, della Seconda Guerra Mondiale, dove ovviamente sappiamo che lo attribuiamo subito al signor Adolf Hitler. È scattato un macello per quello che concerne Fortnite e il mondo di adulti che ruota dietro Fortnite e che vogliono assolutamente preservare i propri ragazzi. Non bisognerebbe gridare al lupo, cosa vuol dire gridare al lupo? Potrebbe essere semplicemente una cosa non voluta. Però, su un videogioco che mi fa mezzo miliardo di dollari ogni mese e che ha dietro un team di 200-300 persone, non può assolutamente succede. Cioè, un conto ci sono i bug nei carrelli, la gente ti killa da sotto, oppure succedono le porcherie e comunque si parla sempre inerenti al gioco. Quando invece si esce da quello che può essere il videogioco e si va a toccare anche involontariamente, ricordatevi che i ragazzi assimilano tutto, voi non avete idea di quanto inconsciamente assimilate le cose, non ne avete idea. È incredibile come il cervello lavora. Il cervello lavora di più senza che noi ce ne rendiamo conto rispetto a quando pensiamo di comandarlo per lavorare. Quindi, ragazzi, questo fatto non mi azzardo a definirlo increscioso perché io sono sicuro che i grafici che stavano progettando e che hanno progettato ovviamente le texture dei pianali, mi auguro che non abbiano intenzionalmente nascosto questa bruttissima cosa che appunto viene fuori mettendo vicino quattro pannelli diversi. C'è da dire che ragazzi, è lì, a me non mi piace neanche guardarla, la togliamo perché non mi piace neanche guardarla. È lì ragazzi, c'è e purtroppo c'è stata, è stata vista, l'hanno scoperta e vedremo le conseguenze che Epic Games dovrà affrontare, se ce ne saranno. Magari non ce ne saranno, io vi ricordo, questo è un canale informativo, non è assolutamente in nessuna fazione politica o corrente di pensiero, che Dio si voglia. Io vi dico le cose, sta a voi prendere le vostre decisioni con la vostra testa, ma ricordatevi che
che la cosa peggiore, ragazzi, è nascondere le notizie, anche quando sono brutte, vanno dette. Libertà di pensiero, ragazzi, ricordatevelo sempre. Non credete che tutto quello che vi viene detto anche in televisione sia oro colato. Io non mi dico assolutamente sono quello che dovete ascoltare, a me non mi dovete proprio ascoltare. Io vi dico quello che vedo, quello che altre persone hanno visto e credo che nel rispetto della vostra intelligenza sia giusto che anche voi sappiate anche le cose meno belle di una realtà che vi accomuna, che ci accomuna come quella di Fortnite. Chiusa questa parentesi un po' così, voglio un attimo parlarvi, ragazzi, anche di un paio di robe che i data miner hanno sgamazzato dentro il gioco, ragazzi. Si tratterebbe di due nuove modalità, che non è che c'è tempo di mettere la modalità countdown, poi mettono lo score royale, poi dicono che arriva il parco giochi, ma arriva invece l'altra modalità. No, per confonderci le idee, due nuove modalità scoperte all'interno dei dati di Fortnite, all'interno delle chiavi di registro di Fortnite. La prima si chiamerà Ground Game, gioco di terra in poche parole. L'obiettivo in questo Ground Game è quello di combattere in maniera intelligente, quindi strategica, utilizzando in poche parole la testa. Non bisogna perdersi via nel cercare, fare, disfare. Qui, ragazzi, avremo pochissimi materiali disponibili. E questo ci fa pensare che magari potrebbe realmente esserci un prototipo di nuova mappa. So che in molti mi avete commentato nel video di questa mattina dove si vedeva lo spoiler della Season 5, tutti mi dicete, mi avete detto, mi dicete, non si dice, mi avete detto. Max Shooter, noi gli abbiamo chiesto a gran voce a Epic di farci una nuova mappa desertica. Vuoi dire che per caso vi ha ascoltato? Vuoi dire che per caso stanno preparando qualcosa in Ground Game? Bisognerà utilizzare i ripari naturali che la mappa ci fornisce, prendere la dose giusta di armi e soprattutto stare molto attenti perché i materiali scarseggeranno di brutto. Non è l'unica modalità che è stata recuperata, ragazzi, dal mio team di data miner, lo sapete che ora sono lì che mi sfrigolano come il bacon quando mi dicono le cose. Ce ne sarà un'altra che si chiamerà Tactics Showdown. Praticamente questa invece è una modalità che, come ci suggerisce il nome, va ad incoraggiare i combattimenti tattici e i metodi di costruzioni. Anche qui, oltre ad esserci poche risorse da prendere intorno alla mappa, avremo anche un numero seriamente limitato di munizioni trasportabili. Quindi anche qua andremo a vedere se per caso queste modalità vorranno entrare nel competitivo di Fortnite, come avevamo visto la solo mode, come avevamo visto quelle modalità che avevano proposto con le classificate, cioè con le classifiche, in poche parole. In questa modalità, nell'ultima che vi ho detto, nella Tactics Showdown, per complicare le cose, ci sarà anche molta meno salute per i nostri giocatori. Quindi, ovviamente, staremo a vedere un pochettino cosa dovremo aspettarci in queste ultime 3 settimane della Season 4 di Fortnite. Ora vai, ragazzi, siamo arrivati. Siamo lì, eh. Oggi è il 20 giugno, raga. Il 9 luglio è vicino, giorno in cui inizierà la quinta stagione. Quindi vedremo quello che ci dovremo aspettare. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, non credete a tutto quello che leggete, ma utilizzate il cervello e usate la vostra testa per tirare le vostre conclusioni. Un bel like, una bella iscrizione al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!